Andrea Laurenzi, presidente di Arezzo Autismo, la vostra è una fatica speciale, insomma, indubbiamente come tante famiglie che hanno a che fare con la disabilità. Ecco, quali sono le istanze e se le avete già portate sui tavoli istituzionali? Allora, non è che abbiamo istanze specifiche, stiamo cercando di capire anche noi come muoversi, un po' come tutti abbiamo, ci mancano un po' dei punti di riferimento, questo dobbiamo dirlo. Non tanto con gli istituti che sono chiusi o i centri diurni, più che altro mancano anche dei punti di riferimento di comportamento e di organizzazione tecnica con i nostri ragazzi. Noi chiediamo però alle istituzioni di avere un po' più di coraggio, di coinvolgerci proprio nello specifico, perché noi abbiamo sia le competenze in quanto famiglie, ma sia anche la voglia di partecipare a una ricostruzione che sia migliore del passato. Ora, questa forse nella tragedia è un'occasione per ripensare a dei modelli di gestione. Vedi, quello che è successo è emblematico. Ora noi ci troviamo senza punti di riferimento proprio perché tutto quello che avevamo chiesto non era stato fatto. Noi è diversi anni che chiediamo il progetto individuale, per esempio, per le persone. Ecco, se esisteva un case manager che segue la famiglia, un progetto individuale di ogni singolo ragazzo, ora non si faceva altro che ripartire dal singolo ragazzo, che a quel punto aveva una persona preparata che con la famiglia ricostruiva un percorso. Questo non esiste, quindi ora noi dobbiamo ripensare a queste impostazioni. Io credo che ci sia anche la consapevolezza nelle istituzioni degli errori del passato. Questo spero sia chiaro a tutti. Pensiamo soltanto alla vicenda tragica dell'RSA, ma pensiamo che lo stesso modello attualmente è applicato per i disabili. Questi grandi casermoni, queste grandi RSA per disabili, ERSE si chiamano diversamente, ma ci RSD, sono, certo, sì. RSD, sono assolutamente pericolose. Noi da una vita che diciamo che questa cosa non può funzionare in quel modo lì, quella gestione non può essere. Ecco, per ora è andata bene dal punto di vista purtroppo dell'infezione, ma non va bene dal punto di vista proprio della crescita, della vita dei nostri figli. Ecco, questa pandemia ci dà modo di ripensare a questi modelli, vedere quello che non va bene e ripartire. Noi ci siamo, vediamo ora, chiaramente questi mesi sono veramente di rodaggio, probabilmente faremo tutto quello che potrà essere fatto all'esterno, in ambiente aperto, ma anche questo non ci spaventa, cercheremo di essere creativi. Noi cerchiamo di dare voce alle famiglie perché questa è una cosa che ci dicono molti, quando anche ringrazio voi i colleghi della stampa che ci chiedete informazioni, perché effettivamente il nostro mondo è un mondo invisibile di suo, ma anche molto silenzioso spesso, perché siamo abituati a combattere in solitaria. Ora, a questo punto chiedo anche alle famiglie, come stiamo cercando di fare voce unica e di chiedere le cose che si possono veramente fare. Lo sappiamo cosa si può fare.